Buongiorno, buongiorno. Oggi giro in solitaria, visto che mi hanno abbandonata. Vipiteno. Ci portiamo su verso Collisarco. Poi saliamo su a Rifugio Genziana. E da lì vediamo se riesco a fare il Col della Chiave, Schlisser Lejoch, al contrario di quello che di solito facciamo. Però guardando adesso le cime, mi sa che ci sarà neve, per cui rimango sul giro, eventualmente sul giro originario. Scendo giù dal rifugio verso la statale del Brennero, mi faccio la ciclabile, poi per sentire i sentierini me ne torno a Vipiteno. Giro insomma un 45 km circa per 1300 metri di dislivello. Tempo, come chiamarlo, come va, va, perché non si riesce a capire che tempo fa. Ok, a dopo. Porca boia, non me la ricordavo questa qua. Thank you.
sentiero che porta verso Collisarco. Questo deve essere Castel Sasso Pietra, se non mi ricordo esattamente il nome. Molto bello. Forcella non riesco a arrivare, c'è troppa neve ancora.
parla di un centinaio di metri di dislivello e meno di 2 chilometri e siamo al rifugio Genziana, Enzian Hitte. Vediamo qua il panorama. Qua davanti abbiamo il giro di Moncucco. Dovremmo aspettare che vada via l'ultima neve. Ecco, quello è il rifugio, quello là sopra. Fino alla forcella, forse si arriva, però mi hanno detto che dall'altra parte c'è troppa neve, infatti non lo immaginavo perché c'è un punto molto ripido dove scende giù la neve, c'è un pendio molto ripido, scarica moltissima neve, infatti quello è il pezzo, infatti non è riuscito, quello che me l'ha detto non è riuscito a farlo. Allora aspettiamo ancora un po'. Peccato. Siamo a 1800 metri, rifugio 1800 e non mi ricordo, 850, 840, eccolo là sopra. Poi da lì scenderemo per una forestale, poi diventa un sentiero e ci porta giù in località Lupo, vicino a Passo del Brennero. Da lì prendiamo la ciclabile e scendiamo giù, poi tagliamo per qualche viuzza strana e scendiamo di Piteno, oppure se ho voglia, ma posso risalire dalla parte, dall'altra parte della valle e fare un pezzo di Moncucco, ma vediamo. Però mi dispiace non aver fatto la forcella qua, perché questa qua, la salita alla forcella Schlissejoch, non l'ho mai fatta la pista, perché fino all'anno scorso non era ciclabile, c'erano alcuni tratti da fare a spinta e anche lì a spinta non è che era il massimo, perché era tutto pieno di fossi, cioè era impossibile, era bella da scendere, un po' tecnica, però salire niente. Invece l'anno scorso hanno sistemato tutto, per cui è diventato ciclabile, come dalla parte opposta verso la Val di Vizze. Però niente, si farà la prossima volta. Ora facciamoci quest'ultimo pezzettino. Thank you.
sono arrivati ciao cosa c'è? Cosa c'è? Ecco, mangiato, bevuto. Si parte. Ho mangiato sotto una grandinata. Alla faccia del bel tempo. Vediamo che tenga adesso. Non c'ho proprio voglia di bagnarmi. Adesso scendiamo. Si scende. Brennero. È diventato anche freddo, è diventato porca zolina. Qua l'acqua non manca. Adesso da strada forestale diventa sentiero. La ultima casa. Allora, visto che ha piovuto, ce la prendiamo con calma. Funghi questo.
coccolano, c'ha le mani ghiacciate. Ecco qua finisce la forestale, ecco qua si inizia. Ecco qua si inizia. Ecco. Ecco. Si inizia. Non manca l'acqua. Aspetta perché io con gli occhiali non proprio. Adesso qua sassi bagnati, radici bagnate, non è il massimo, infatti ora tascola si scivola. Ragazzi, sono delle saponette qua. È terribile. Qua la solita franelle. Che mi ammazza. Vabbè.
questo pezzo. Un pezzettino per volta. Ecco, finito. Cazzo, mi è andato nei raggi. Mannaggia. Piramio. Ecco qua, messo forestale fino giù, per cui un po' di ciclabile non fa mai male per noi pensionati, e poi tutta in discesa, che si vuole di più dalla vita. Peccato, perché se non mi sbrigo prendo l'acqua che sta già gocciolando. Adesso non mi ricordo se c'è un sentiero che taglia giù. Vediamo. E se no me la faccio tutta. Con la vista della Val di Flores. Ahia, mi ci voleva questa uscita dopo una settimana di mare. Questo tratto qua l'ho fatto per la prima volta quando avevano appena tolto i binari e c'erano ancora dei tratti delle traversine di legno, per cui era ancora tutto in modalità ferrovia. Poi pian piano ho iniziato i lavori, per cui la strada è stata chiusa e l'hanno trasformata in ciclabile. Poco prima hanno aperto uno snack bar, fanno anche tavola calda, hanno fatto una bella cosa. E adesso si scende giù, in dolce discesa. Thank you.
Mi è saltato in testa. Di là. Ah.
Zio Can Can. Cavolo, per finire questa. Spiallata che mi è andata. Era questo o quello? No, questo. Io non so. Non mi ricordo più se... No, andava su, andava su. Che è bella. Salita un po' meno. Però dai, è pedalabile tutta. No, questo. Cavolo. Un pelo. Eccoci.
dovrei esserci. Mannaggia, sono cotta. Eccoci qua. E tutto questo per non fare la strada asfaltata. Rimane vincolata. Fatta. La 18. Oh, ragazzi. Però bella. Non pensavo di farcela a salire, perché in discesa. Però è andata. Molto curata. Facciamo il tubo. Come pezzo finale non è male. Mannaggia, avanzare, aiuto! Ah, qua c'ho le scale. Ah, no. Anche. Non sono brutte, ma io me le cucco così. Mm-hmm.